Andy. Buongiorno, mio caro Lilly. Buongiorno, papà. Grazie, ti sono molto grato. Sì, era parecchio tempo che non vedevo Rosa così tranquilla e serena. Sto solo facendo del mio meglio. Io vado in campagna, papà. Però prima passiamo da casa di Sebastiano a prendere Tony. Mi sembra una splendida idea, Rosa. Sì, andiamo, sbrighiamoci, è tardi. Tony ci starà aspettando e se non siamo puntuali, chi lo sa? Uno di questi giorni voglio che venga in campagna anche lei. Ci verrò, te lo giuro. Sono sicuro che anche a me farà bene un po' d'aria pura. Arrivederci, Eleonora. Arrivederci, Lilly. Con permesso. Vieni di là con me, Eleonora. Per favore. Incredibile. Pronto? È la redazione? Vorrei Luca Morandi, per favore. Sono Ernesto. Sì, sì, aspetto, grazie, grazie. Pronto? Luca? Sì, 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 certo, l'ho letto proprio ora. Se mi è piaciuto. Credo che non mi basterebbe una vita per ringraziarti. Sì. Certo, ma certo che mi farebbe piacere, c'è bisogno di chiederlo. Ti aspetto, allora. D'accordo, d'accordo, ti aspetto. Ecco, vede, signore, io non ce la faccio più. La situazione è troppo complicata. Non posso assolutamente continuare a tenere la paziente qui. Sì, lo so, ma sto correndo troppi rischi. Certo, lei da Buenos Aires vede la situazione molto semplice, ma non è così. No, non la sto affatto ricattando, non le sto chiedendo altri soldi. Sì, lo so perfettamente che la somma stabilita è molto alta, però, vede, non è questo il punto. Glielo dico solo per la sicurezza della signora. È successo che un'infermiera della clinica l'ha riconosciuta. Ma io non ho nessuna colpa se quella ha visto la sua foto su una rivista. Mi ascolti, per favore. Glielo dico solo per la sua sicurezza. Mi scusi. Ma insomma, quel signore, quello che l'ha portata qui, non potrebbe venire in clinica a riprenderla. Va bene. D'accordo, stia tranquillo. Prenderò tutte le precauzioni necessarie per il trasferimento della signora. Non si preoccupi. Comunque, riguardo all'infermiera, mi ascolti bene. Ma, signor Pedemonte, è che io... No, sì, sì. Faremo come dice lei, sì. Lo prometti, vero? Non ti preoccupare, papà. Questa non è una risposta. Mi devi dire sì o no. Stai tranquillo. Sono sicurissima che si comporterà bene. Mi raccomando, fa' attenzione quando monti fulmine.
Ma scusa, se Fulmine è un mio amico, che cosa mi può fare? Beh, potrebbe... e non fare arrabbiare la nonna. D'accordo? Papà. Dimmi. E tu? Ti comporterei bene in Italia. Perché tu a me dai sempre un sacco di consigli, ma tu non hai nessuno che te li dà. Ben detto, sono d'accordo con te. Bene, perfetto. Sentiamo allora, tu che sai tutto, tu che sei così saggio, quali sono i consigli che vorresti darmi? Primo, non dimenticarti di telefonarmi. Bene. Secondo, porta i fiori a mamma. Stai attento a guidare la macchina. Quarto, porta i miei saluti a Gino. E quinto, porta il costume. Il costume? Sì, perché in Italia adesso è estate, no? Sì, hai ragione. Hai ragione, è vero, sì, sì. Va bene, te lo prometto. Bene, andiamo. Ma certo, che stiamo aspettando? E tu? Qual è il consiglio che mi daresti? Uno solo. Cerca di ricordarti che qui c'è qualcuno che ti sta aspettando. D'accordo? Me lo ricorderò.